Se Modica viene definita come città strappata alla roccia, Ragusa è invece un saliscendi di scale all'interno di un labirinto. Osservando attentamente queste località, notiamo che molti sono i punti in comune tra loro. Per prima cosa la posizione che si occupano sul territorio, abbarbicate entrambi sulle pendici di colli, con centinaia di abitazioni strappate alla roccia ed ammassate tra loro in un gradevole sistema casuale. Ragusa ha sicuramente più rilevanze architettoniche rispetto a Modica. La città è ricca di bei palazzi, storiche costruzioni di varie tipologie e stili architettonici presenti un po' ovunque. Anche Modica però ha le sue attrazioni architettoniche, storiche interessanti, come il Palazzo degli Studi, fondato nel 1878, e l'antico Teatro Garibaldi, realizzato intorno alla prima metà dell'Ottocento, riadattando un vecchio magazzino. Le strette vie e i vicoli del centro storico sono un'altra delle caratteristiche che accomunano le due città. Questo sistema urbanistico ha creato dei grandi labirinti dove è bello perderci in lunghe passeggiate tra negozi, banchi di prodotti tipici e per ammirare tanti particolari in stile barocco presenti un po' ovunque in entrambe le città. Due attrazioni architettoniche di cui ciascuna delle due città ne può andare fiera sono le cattedrali. Entrambe bellissime godono di una posizione scenografica sorprendente. Il Duomo di Modica si slancia da una lunga gradinata di ben 250 scalini in uno spettacolare connubio tra architettura e scenografia. Dall'alto del piazzale della chiesa si può dominare gran parte della città. Il suo interno a cinque navate è particolarmente ricco di opere d'arte. Sull'altare maggiore si trova il polittico attribuito a Bernardino Nigro, altra testimonianza di barocco siciliano. La cattedrale di Ragusa, denominata San Giorgio e più volte vista anche nelle affiche del commissario Montalbano, gode anch'essa di una posizione fantastica. Dall'alto di una lunga scalinata, divergente rispetto all'asse della piazza, il Duomo disegna una bellissima scenografia barocca. Bello è il colpo d'occhio su Piazza del Duomo fino in fondo a Piazza Pola. Come in tutte le città e borghi dell'isola, tante sono le chiese presenti anche in queste due località, alcune particolarmente interessanti, come la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio a Ragusa Ibla con una bella scalinata di accesso, e San Pietro a Modica, anch'essa con una bella scalinata ornata dalle statue degli Apostoli. La città bassa di Modica è molto animata e ben fornita di negozi locali dove trovare anche prodotti tipici particolari. Ma l'attrattiva più importante, conosciuta ormai in tutto il mondo in questa parte della città, è la famosa cioccolata di Modica, che trova il suo punto di riferimento più importante nella storica antica dolceria Bonaiuto, dove si possono trovare tanti di quei tipi di cioccolata da rimanere letteralmente stupiti. Anche Ragusa ha la sua attrazione particolare, i quattro giardini cittadini, tra i quali il più antico e scenografico è il Giardino Ibleo, dal quale si possono ammirare magnifiche vedute sia dei Monti Iblei che della valle del fiume Erminio. L'ampio territorio del Ragusano è una regione particolarmente ricca di luoghi ed attrazioni da visitare.
non dobbiamo dimenticare che oltre a Ragusa e Modica, in questo territorio esistono anche altre località come Comiso, Ispica, Scicli ed altre attrazioni minori, anche balneari, come Marina di Ragusa. Una regione quindi che non possiamo fare a meno di visitare in un viaggio in questa splendida, unica e sorprendente regione che è la Sicilia.